Benvenuti in Logistics and Analytics Italia. Nel video di oggi ci occuperemo della soluzione di un sistema di primo grado con due incognite XY tramite l'utilizzo dell'applicazione GeoGebra, che è un programma open source. Per farlo bisogna visualizzare il pannellino CAS, che significa calcolo simbolico, e come vedete questo strumento di GeoGebra è strutturato a righe. Ogni riga avrà un'espressione. Scriviamo ad esempio subito l'espressione x meno 2y più 4, ad esempio, uguale a 0. Facciamo questa equazione, facciamo invio. Come vedete, adesso nel blocco 1 c'è l'espressione x meno 2y più 4 uguale a 0, che sarà la prima equazione del nostro sistema, che avrà solo due equazioni. Facciamo nel secondo blocco, nel blocco 2 l'espressione 2x meno 3y, ad esempio, più 1 uguale a 0, e facciamo sempre invio. Non è difficile capire con GeoGebra che tipo di entità algebrica sia, perché basta cliccare il segno di spunta all'interno del blocco 1 e vedere che la prima equazione costituisce una retta. Facendo la stessa cosa nel blocco 2, noi capiamo di aver creato un sistema con due rette che si incontrano ad un certo punto. Che cosa vuol dire? Ciò significa che la soluzione di questo sistema sarà una coppia di valori xy che rappresenta le coordinate di questo punto qua. In questo momento qua, ancora, per GeoGebra questo non è un sistema. Per poterlo trasformare in un sistema è necessario selezionare le due righe, clicchiamo nel blocco 1, manteniamo premuto e trasciniamo nel blocco 2. Vedete che i due blocchi diventano di grigietto scuro, ciò significa che sono selezionati mentre il blocco 3 no, e poi è necessario cliccare il pulsante risolvi, che dice risolve una più equazione. Clicchiamo e vediamo che la soluzione di risolvi è che x è uguale a 10 e y è uguale a 7, è una maniera velocissima per risolvere il sistema. Se noi vogliamo vedere che tipo di entità è questa qua, è necessario cliccare il segno di spunta qua e vedete che ci dice in una maniera immediata che la soluzione x uguale a 10, y uguale a 7 corrisponde alle coordinate di questo punto qui. Quindi questo sistema è rappresentato da due equazioni che rappresentano due rette che si incontrano nel punto 10, 7, come è facile individuarlo se noi all'interno della vista grafica scegliamo ad esempio la griglia. Vedete? 10, 7. Adesso facciamo un altro sistema, clicchiamo File, nuova finestra, nuovo facciamo, e facciamo un altro sistema in cui noi iniziamo il sistema dichiarando due variabili, ad esempio A e B. Per dichiarare due variabili basta fare A minuscolo, due punti e diciamo 3, e vediamo che c'è stata una dichiarazione di variabile, B due punti uguale a 4. E abbiamo dichiarato che la variabile A equivale a 3, la variabile B equivale a 4. Ma che cosa significa in realtà geometricamente? In realtà questi non sono né punti, non sono né rette né poligoni. Se noi, come sempre, clicchiamo i segni di spunta, vediamo che in GeoGebra le variabili vengono rappresentate da degli slider, cioè degli oggetti che noi possiamo appunto variare, perché sono variabili. Vedete? Operando nello slider cambia il valore della variabile sia nella vista algebrica sia nella vista CAS e ovviamente nella vista grafici. Quindi le due variabili che ho appena descritto non sono degli oggetti geometrici, ma sono appunto degli slider in vista grafica e degli oggetti che sono delle entità numeriche che possono essere rappresentate anche come frazione. Scriviamo adesso un sistema che abbia la presenza di queste due variabili per vedere che la coppia di valori xy che risolve il sistema non è più unica ma è multipla. Scriviamo ad esempio x meno 4y meno 2a più 3b e facciamo invio. Questa è la nostra prima, aspettate che bisogna fare, facciamo uguale 0. Questa è la nostra prima equazione. Facciamo la seconda equazione, facciamo 2x meno 3y più 3a meno 2b, per mettere tutte le volte le due variabili, uguale a 0. Come abbiamo fatto prima,
Selezioniamo le due equazioni del sistema e chiediamo, con il tasto sinistro mantenendo premuto e trascinando i due blocchi, e chiediamo a GeoGebra di risolverlo. Vedete che in questo caso la risoluzione è un pochino complicata, vengono delle frazioni, ma se io seleziono ancora e clicco questo tasto qua che dice risolvi numericamente invece di risolverlo simbolicamente con le frazioni, vedete che mi dà la soluzione. La soluzione è che x è 4,84 e y è uguale a a 2,6, posto che i valori di A e B siano questi. Se io visualizzo ancora un'altra volta nella visualizzazione grafici i due elementi e poi visualizzo i due punti, noi vediamo che, come prima, l'entità di incontro corrisponde alla soluzione del nostro sistema, che in questo caso è variabile perché è sufficiente operare, come vedete, nei due slider, per capire che modificando le variabili A e B ovviamente modifica la soluzione del sistema perché hanno un effetto sul valore delle incognite X ed Y. Grazie a tutti per aver visto questo video, al prossimo video di Logistics and Analytics Italia.